Sondaggio Quorum YouTrend proprio del 23 di settembre del 2019 registra un 60% degli intervistati che hanno un'opinione negativa sul governo giallorosso, sul Conte bis. E poi vediamo anche i partiti. Il primo partito rimane saldamente la Lega in testa con il 31,3% delle indicazioni di voto. Il secondo partito sarebbe il PD che ha il 22,2% nonostante l'addio di Matteo Renzi che ha dato vita a Italia Viva. E Italia Viva sarebbe al 3,6% dei consensi. Il Movimento 5 Stelle rimane sotto il 20%, ha un 18% il partito di Luigi Di Maio. Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia è data al 7,8%, quasi alla soglia dell'8%. Forza Italia di Silvio Berlusconi attualmente varrebbe il 6,9%. Nell'area di centrodestra abbiamo Cambiamo, che è il partito di Giovanni Totti, non arriva all'1%, attestandosi allo 0,8%. Il centrodestra unito arriva al 47,2% dei voti, contro il 46,2% dell'intero centrosinistra con il Movimento 5 Stelle. Il politico più amato torna Sergio Mattarella con il 64%, seguito da Giuseppe Conte al 50%, poi Matteo Salvini al 31%, poi abbiamo Nicola Zingaretti al 24%, Luigi Di Maio 21%, Matteo Renzi appena 14%. Se vedete, questi dati sono molto diversi dall'ultimo sondaggio che io ho pubblicato qualche giorno fa. Dati completamente diversi, quindi i sondaggi prendeteli con le pinze in quanto sono solo dei sondaggi. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.